Io voglio ricordare le bontà del Signore, le lodi del Signore, considerando tutto quello che il Signore ci ha elargito. Ricorderò il gran bene che ha fatto alla casa di Israele, secondo la sua misericordia e secondo l'abbondanza della sua bontà. Ricordare, una grande sfida per il nostro mondo moderno, una grande sfida da sempre di fronte agli anni che passano. Sempre più la tecnologia ci facilita il reperimento di dati. Con la tecnologia satellitare possiamo andare ovunque. Certo, non a costo zero. Tra le tante cose che perdiamo, c'è anche la riduzione nell'abilità di fissare nella nostra mente, o meglio, nel nostro cassetto della memoria, dati, eventi, situazioni, posti. Me lo insegnavano a scuola qualche tempo fa, che la memoria ha bisogno di allenamento e continue ripetizioni. La memoria è la capacità del cervello di conservare le informazioni, sensazioni, esperienze, insomma il nostro hard disk, la nostra scatola nera. A rendere più difficile il lavoro è la quantità di informazioni e di sensazioni che proviamo durante la giornata. Quintuplicate, giusto per dare un parametro. Così tante che a volte le guardiamo senza vedere. Le tocchiamo senza sentire, le mangiamo senza gustarle. Se ricordare è sempre più difficile, bisogna specificare che i ricordi negativi sono quelli che ritornano alla mente con più facilità. Allora bisogna fare la distinzione tra buoni ricordi e cattivi ricordi. E quest'ultimi sono pulsanti, perennemente vivi, se non bilanciati con i ricordi buoni. La loro funzione è quella di mantenerci sempre in allerta per non ricadere nella stessa sofferenza, senza dover pagare il costo di chiudere o limitare ogni sorta di esperienza nuova. Ecco perché è necessario scegliere di ricordare anche i buoni ricordi. Il ricordo positivo, quello che ci riporta a rivivere le emozioni della presenza, dell'essere accolto perché vivo, va ricercato e scelto perché continui a pulsare nelle nostre vene. Io voglio ricordare. Ricorderò il gran bene che il Signore ha fatto alla casa di Israele. Questa sezione riporta la commovente preghiera di Isaia che stava scrivendo per gli esuli a Babilonia, che potevano vivere senza speranza, senza la certezza di tornare a casa. Preoccupato, scrive scegliendo di ricordare il Dio dei padri. Certo, non bisogna essere esuli per perdere questa speranza. Anche rimanendo nella propria patria, il vuoto intorno a noi ci potrebbe imprigionare nel deserto della quotidianità. Paradossalmente è proprio da quel deserto che il Dio dei padri si è rivelato. Allora, come se Isaia, anch'io voglio ricordare. Ricordare le volte che ho sentito la sua presenza, anche se piegata in due dagli eventi della vita. Ricordare le volte che l'ho sentito e che ho sentito la sua mano potente e sicura anche quando nella profondità del mare la luce era ormai scomparsa. Ricordare per poter sperimentare quotidianamente la presenza, la bontà e la misericordia e l'abbondanza del nostro Dio. Buona giornata nel ricordo.